Oggi un video molto molto interessante. Se avete un pollaio, questo video vi può venire utile perché vi parlo di un kit completo in questo caso per creare da zero un'apertura automatica per il pollaio. Allora, l'idea non era questa, nel senso che io ho in casa questo kit da un paio di settimane e volevo fare un lavoro fuori di costruzione di un dehors nel mio pollaio, del pollaio nuovo. I tempi vanno per le lunghe, non volevo farvi attendere, non volevo far attendere soprattutto a Grarzon che gentilmente mi ha mandato in testa questi componenti, quindi adesso lo gestirò così. Vi presento singolarmente tutti i componenti in questo video, dopodiché quando sarò pronto, che avrò fatto il dehors, vedremo anche il video di quella costruzione che secondo me sarà molto interessante, allora a quel punto nel video dove costruirò il dehors integrerò anche la porta, quindi in questo video non vedremo proprio il funzionamento della porta in sé, ma vediamo nel dettaglio tutti i componenti. Questi dettagli ci verranno appunto utili in quel video lì, nel prossimo. Però dobbiamo avere un punto di partenza. Questi sono componenti di qualità, li ho scelti con cura, ve ne parlo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati, io sono Orso. Allora, io ho chiesto tre componenti per fare da zero un sistema di apertura automatico del pollaio. Quello che vedete è un sistema che io già avevo sull'altro pollaio, poi la mia centralina comunque si è rotta, aveva i suoi anni, non l'ho più riparata. E quindi questo mi è cascato a fagiolo. Ho scelto la versione più completa, ovvero quella col pannello solare e soprattutto quella con alcune funzionalità importanti, come quella ad esempio di sicurezza in caso di bloccaggio di una gallina all'interno della porta. Lo vediamo con calma. Partiamo dalla centralina perché è molto interessante. Allora, intanto due parole su Agrarzone. Non lo conoscete sicuramente come shop, è uno shop austriaco, spediscono in tutta Europa, è un'azienda a conduzione familiare. A me questo discorso piace molto perché c'è ancora un certo tipo di contatto diretto e si riesce ad avere un contatto umano che dal mio punto di vista è ancora molto importante. Non è un mero shop dove si fa l'ordine e si riceve la merce. Si può scrivere, si può avere informazioni, sono cortesi e veloci nel rispondere. A me questa cosa è piaciuta e quindi ho deciso di collaborare con loro. Non sono stato pagato per fare questa recensione, io non chiedo mai una lira per fare gli articoli. Il materiale poi è a disposizione per essere ritirato o meno, insomma. E come sempre, come vi dicevo, ve l'ho detto anche in altri video, per correttezza, se mi piace, chiederò magari se mi fanno un po' di sconto, me lo compro, altrimenti restituisco, non è un problema. Allora, finita questa parentesi, veniamo a noi. Ah, ci tengo a dire che baratto sempre molto volentieri un eventuale compenso con un eventuale sconto per voi, insomma. Poi il link può essere affiliato o meno, in questo caso non lo è, quindi non ci guadagno nulla, veramente nulla. Se è affiliato io ve lo scrivo sempre e ho chiesto uno sconto per voi. Ecco, se vi dovesse interessare, ecco, magari è un'occasione per acquistare prodotti di qualità a un costo tutto sommato onesto. Allora, veniamo a noi, dai. Dunque, istruzioni multilingue. Io le ho già aperte, ecco perché vi parlo un attimino. So già come sono fatti, perché così avevo qualcosa da dirvi senza perdere troppo tempo. Centralina elettronica, due parole solo sulla centralina, è a prova di polvere e di schizzi d'acqua, però va coperta, non va lasciata alle intemperie, lo stesso produttore, le stesse istruzioni di montaggio indicano che va coperta e mi sembra una cosa normale. E dopo lo apriamo e vediamo un attimino il collegamento interno. Sensore di luce per l'apertura e la chiusura all'alba e al tramonto, questo è molto interessante. Puleggie di rinvio della porta, si possono utilizzare o meno, io credo che non le utilizzerò perché ho in mente un progetto molto semplice, molto veloce da fare. Alimentatore da 220 a 12 volt, 1 ampere, ovviamente anche questo se si utilizza bisogna avere la 220 vicino e bisogna coprirla magari in una scatola di derivazione come ho fatto anch'io su altro progetto che ho fatto tempo fa. Pacco batterie già completo. Sono batterie alcaline non ricaricabili. Questo è un punto importante e dopo ve ne parlo. E ovviamente quattro viti in dotazione per poi fissare la centralina. Allora, solo due parole sulla centralina. Questa può funzionare a batteria, a 220, eccola qui, e con un pannello solare, ovviamente suo, che è questo qua.
con questo pannello solare che ha già il pacco batteria interno, abbiamo tre tipi di collegamenti. Quindi noi possiamo montare il pannello solare che ha, come dicevo, la sua alimentazione interna, la si collega qui, si lascia contemporaneamente il pacco batterie. Ecco, una cosa che mi è piaciuta, il pacco batterie alcaline lo si può lasciare montato all'interno anche se si utilizza la 220, così che in caso di blackout la centralina in automatico continua a funzionare grazie al pacco batterie. Come dicevo, il pacco batterie, le batterie sono alcaline, non sono ricaricabili, quindi non abbiamo la funzione di ricarica continua delle batterie, quando sono finite bisogna cambiarle. Caratteristiche principali di questa centralina: beh, intanto è molto semplice da utilizzare, può funzionare in automatico, ovvero impostando l'orario di apertura e di chiusura. Io quando avevo l'altra centralina avevo impostato alle 6:30-7 il mattino l'apertura e alle 19:30 la chiusura. C'è un grosso limite però in questo: non si ha mai ovviamente la corrispondenza al ritmo di sole e di buio. Le galline non è che guardano l'orario, loro quando è buio rientrano dentro, quando c'è il sole, quindi la prima luce dell'alba, anche alle 5 quando è in estate, loro tendono a uscire fuori. Se noi abbiamo la porta chiusa, loro stanno dentro e non li fa proprio benissimo. Quindi ho scelto la versione col sensore di luce. Questo bypassa la programmazione dell'orario e in base alla quantità di luce e di buio, che è regolabile anche questo da parte nostra, questo mi è piaciuto molto, apre e chiude la porta. Come vi dicevo all'inizio del video, ciò che mi è piaciuto molto di questo kit è la possibilità che se la gallina rimane bloccata sotto la porta mentre si chiude, ecco, si blocca il sistema. Tenete conto che una porta di metallo, io non parlo di plastica, non mi avvicino nemmeno a ciò che avevo provato l'altra volta, che era proprio un orrore, era tutto di plastica, infatti l'ho preso e l'ho buttato. Come vi dicevo, qui una porta in metallo può superare abbondantemente il chilo. Dipende dalle dimensioni della porta e dal materiale, quindi se non ci fosse una protezione che blocca la discesa della porta, se la gallina è bloccata dentro, insomma, proprio bene bene non li fa. Non dico che è una ghigliottina, ma quasi. In questo caso il sistema si arresta e ritorna a funzionare quando la gallina è passata. Vi parlo brevemente delle pulegge. Mi sono avvicinato con la confezione della porta perché qui è ben rappresentato. Possiamo utilizzare fino a 4 pulegge per comandare la porta e possiamo posizionare la centralina in un luogo che non sia sopra la porta. Io lo metterò direttamente sopra perché, come vi dicevo, non amo molto utilizzare componenti esterni. Avendo avuto un po' di esperienza, soprattutto con l'altra, ho visto che più è semplice il collegamento e più sono sicuro che le cose funzionano bene. Poi, per carità, se si lavora in un certo modo, come in questo caso, una vite su ogni puleggia, non c'è molto lavoro da fare, non ci sono grossi rischi. Ci sono vari tipi di combinazione. Ecco, vedete qui, ma poi cercherò di metterlo in sovraimpressione in modo più chiaro. Si può posizionare la centralina direttamente sopra la porta, si possono utilizzare 2 pulegge, se ne possono utilizzare fino a 4 per rinviare il movimento del cordino. Io utilizzerò questa soluzione qui. Vi mostro brevemente il perché la centralina va montata in modo perpendicolare alla corsa del cordino. Il cordino, come vedete, deve essere montato sempre così. Se noi montiamo la centralina storta rispetto alla corsa, il cordino tenderà a grattare e a toccare i bordi di uscita e si consumerà molto in fretta, è nylon e quindi si spezzerà. Non è difficile sostituirlo, l'ho fatto anche sull'altra centralina, però è un lavoro abbastanza di fino, abbastanza preciso da fare. Allora, ho aperto la centralina. Quanto mi piacciono queste cose, voi non avete neanche la più pallida idea. Allora, me la sono guardata per 10 minuti perché a me queste cose piacciono per via di trascorsi miei. Insomma, allora, qui non ci si può sbagliare. Abbiamo il collegamento delle batterie col pacco batterie che si infila qui dentro, il collegamento del sensore a un verso, non possiamo sbagliarci, il potenziometro con il quale regolare la sensibilità di azionamento del sensore di luce, quindi possiamo decidere con quanta luce far aprire e chiudere la nostra porta automatica. Questo, come vi dicevo, è il meccanismo del cordino. Come funziona? A grandi linee, il motorino elettrico agisce sulla matassa del filo, la matassa del filo va su e giù, si arrotola e si srotola. Grazie a quei due pallini lì che sono fermati da un nodo sul filo, noi possiamo agire su questo switch, su questo interruttore, che praticamente aziona o ferma il motorino elettrico. Più difficile a spiegare che a far vedere, insomma, come funziona, ma cominciamo a montare un attimino quello che ci serve. L'ultima cosa che vi voglio mostrare, poi ci muoviamo, insomma, vedete questa morsettiera qui, open e close. Qui è possibile inserire 2 switch esterni non compresi in questo kit, si comprano
e praticamente si può agire su altri parametri mettendo un fine corsa sulla porta, insomma, ma ci andiamo a complicare la vita in questo caso. Allora, qui abbiamo dei tappi di chiusura di plastica attraverso i quali far passare il filo, in questo caso il sensore. Da qui non passa, quindi dobbiamo fare passaggio contrario. Ovviamente da questo foro adesso entrerà polvere e quant'altro, quindi è importante proteggerla questa centralina. Allora, due parole sul sensore di luce. Il sensore di luce non va posizionato lungo fonti di illuminazione, ad esempio se abbiamo un lampione vicino ovviamente non va bene. Se abbiamo una strada vicina dove ci sono le macchine che passano la sera con i fari, non va benissimo, ma fino a un certo punto, vi spiego il perché. Questo ha un ritardo di accensione di un minuto dal momento in cui gli arriva la luce. Questo perché se abbiamo una nottata con dei fulmini, con dei lampi, non è che ogni volta che arriva il lampo, arriva il flash, lui apre la porta. Ovviamente non abbiamo risolto niente in termini di sicurezza così. Se abbiamo la volpe vicino o la faina, entrano e buonanotte al secchio. Quindi dal momento che riceve il segnale di luce c'è circa un minuto di attesa, la centralina attende un minuto per aprire la porta. Va da sé che il faro della macchina, che in quel momento illumina il sensore, o il lampo, il fulmine, non gli fanno niente. Però se possiamo evitare, almeno sulle luci artificiali, è una cosa buona, insomma. Montiamo il pacco batterie. Dopodiché, per esperienza, l'ho fatto con l'altra mia vecchia centralina, prima di utilizzarlo dobbiamo collegargli un peso, perché lui deve sentire che c'è il peso della porta, altrimenti non funziona e si blocca il filo. Quindi se dovete fare le prove, comunque voi collegateci un peso, qualunque cosa, all'interno del range di 500 grammi, un chilo. Arriva fino a 2,5 kg, Si è acceso l'orologio, è un buon segno, funziona, perfetto. Il suo alloggiamento è questo. Le viti sono ovviamente quelle in plastica e c'è una guarnizione tutto intorno per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Intanto che avvito, vi ricordo che questo può funzionare contemporaneamente con il pacco batterie che vi ho fatto vedere e con la 220 o con il pannello solare. Vi parlo adesso della porta del pollaio. Allora, io ho preso la più grande che c'era. Ho sbagliato perché è veramente grossa, veramente esagerata. Ho lo spazio, lo posso fare, ma se avete esigenze più contenute, esigenze di una casetta normale, insomma di un ricovero notturno normalissimo, potete prendere quelle più piccole. Vi do un po' di misure. Esistono da 22x33, da 30x40 e da 43x40, che è questa qui. Vi mostro la grandezza. Ecco. 43x40 è una sberla del genere, è veramente grossa, tenete conto quando si apre ci passano due galline contemporaneamente, quindi se volete magari qualcosa di più normale, ecco, ci sono quelle più piccoline. È in solido alluminio, questo a me interessava, non quella che ho provato, l'avevo acquistata apposta perché stava facendo furore, con 30 euro si comprava tutto quanto era plastica che con una testata entravano anche i topi dentro. Quindi questo è alluminio e casualmente ho il calibro qui e vediamo un po' di misure, quelle che mi interessano. Spessore della porta 2 mm di alluminio, peso di circa 900 grammi, non è un peso piuma, e in dotazione, oltre alla porta ovviamente, ci sono le guide, anch'esse in alluminio, dove far scorrere la porta, tasselli e viti. Ovviamente il funzionamento è inutile che ve lo sto a spiegare, lo vediamo poi al momento giusto, ma c'è un verso, qui c'è il forellino dove poi entrerà la cordicella. Se vi posso dare un consiglio, non infilate direttamente la corda qui, mettete un gancio e la corda la mettete sul gancio, perché col tempo l'alluminio tende a rompere il cordino e quindi possiamo allungarne la vita operativa mettendo semplicemente un gancetto. È una semplice bacchetta con doppia U interna. Non c'è nulla di trascendentale, ci sono i fori per fissarlo, uno sotto e uno sopra. Anche qui vi do un consiglio, se dovete fare questo lavoro, non mettetelo giusto giusto, la porta deve scorrere, deve muoversi leggermente dentro, altrimenti tenderà a toccare sul bordo interno e farà sforzare la centralina e spesso si bloccherà. Quindi lasciategli un po' di gioco, anche se si muove leggermente tra le due bacchette, tra le due guide, non succede assolutamente nulla, non esce di sicuro fuori e si permette così alla porta di scorrere tranquillamente. Io sull'altra avevo messo anche qualche goccia di olio e di grasso all'interno, l'avevo montata un po' troppo precisa, ecco perché ve lo dico. Quindi ogni tanto una goccia d'olio male non gli fa. Vediamo per ultimo il pannello solare.
L'ultimo componente di questa breve presentazione è il pannello solare. Due dati tecnici, 10 watt, uscita da 8,5 volt, 800 mA, IP65, quindi questo può stare ovviamente alle intemperie, è fatto apposta, e in dotazione viene data una batteria, e questa cosa mi è piaciuta molto, adesso vi spiego il perché. Questa è una batteria a litio, è il modello 18650, questo si trova su tutti gli shop, Amazon, eBay, AliExpress, costa veramente niente, parliamo veramente di pochissimi euro, e quindi si può cambiare nel momento in cui non è più efficiente, ma questa dura anni se ben tenuta. Comunque 3,7 volt, 2200 mAh. La batteria si monta qui in questa scatolina, io l'ho già smontata per questioni di tempo, e la scatolina porta batteria è collegata con un cavo molto lungo al pannellino, e da qui esce il cavetto che poi va inserito all'interno della centralina. Si installa la batteria, c'è una comoda guarnizione qui, serve per mantenere isolato ovviamente dall'acqua e dalle intemperie, però il produttore raccomanda di proteggere questa scatolina, quindi l'elettronica che c'è a bordo, dalle intemperie e dal sole diretto. Un'avvertenza: questo pannello solare, così com'è, è compatibile soltanto con questa centralina. Queste sono le avvertenze che scrive il produttore sul manuale di uso e manutenzione, quindi va associato soltanto a questa centralina qui che vi ho presentato. E ultima raccomandazione: il produttore, se si utilizza questa centralina, raccomanda di inserire il pacco batterie dentro la centralina, quindi non è opzionale come cosa, bisogna proprio inserire le batterie dentro. Questo ora semplicemente si collega qui. Non ci sono LED e quant'altro che indicano che sta funzionando col solare, però sempre il produttore specifica che bastano 7 giorni di sole all'anno per caricare completamente la batteria per un utilizzo giornaliero della centralina. Tenete anche conto che se la batteria è completamente scarica c'è il pacco batterie di riserva, quindi non si rimane mai a piedi. Il pannello solare ha dimensioni contenute ed è già inserito in questa struttura, vedete? Si può installare nella posizione voluta sopra il tetto, è indicato, sopra il tetto del pollaio ovviamente, o su un bastone, su un pannello, su un qualcosa che permetta al sole di lambire tutto il giorno il pannellino solare. Dopodiché si chiudono queste farfalle e una volta trovata la posizione lui non si muove più. Davvero molto comodo e molto intelligente come soluzione. Ovviamente viene data in dotazione anche la bulloneria, i ganci, una fascetta, tutto ciò che ci serve per montarlo. Bene, per questo video è tutto come presentazione. Come vi dicevo all'inizio del video, ci vediamo penso fra un 2 massimo 3 settimane, quando avrò finito quel lavoro, che non è un lavoro da poco. Devo costruire con il ferro zincato il deor esterno e proteggerlo con la rete elettrificata, e tra il deor esterno e il pollaio, la struttura proprio del pollaio, metterò appunto questo, quindi dovrò costruire tutta una struttura che mi permetta di installare la porta. È un lavoro che mi porterà via 2-3 giorni, insomma. Farò un video completo e utilizzerò questa porta qui, almeno vediamo come funziona, poi deciderò se tenerla o meno. Ringrazio AgraZon per avermi inviato in test questo materiale. Fatevi un giro sul loro shop, perché oltre a questo genere di articoli ovviamente hanno tutta una serie di elettrificatori professionali che si possono adattare benissimo a tutte le esigenze della campagna, dal pollaio agli animali da cortile alla protezione del terreno. Hanno tutta una serie di mangimi professionali, è uno shop molto interessante, magari fateci un salto. Vi lascio qua sopra il link, ve lo lascio anche in descrizione, vale la pena darci un occhio. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete il video e se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi al canale, mi farebbe tanto piacere. Sto vedendo un aumento esponenziale degli iscritti, siamo a 100-120 persone al giorno, per me è tanto, tanta roba, io non credevo, quindi evidentemente ciò di cui parlo può essere utile a più di qualcuno e questo mi fa molto piacere, insomma, dai, stiamo crescendo insieme. Grazie ancora, ci vediamo la prossima settimana.